e benvenuti cari telespettatori di Telecupole. Oggi siamo al fresco, siamo in un posto scivoloso, in un posto interessante. Siamo giunti in quel di Pinerolo, è una società sportiva che si occupa di curling. Sporting Club Pinerolo, curling, siamo allo stadio di allenamento delle Olimpiadi. E tu sei uno degli allenatori di questa bella società sportiva. Sono uno degli allenatori, siamo circa sei e gestiamo più o meno 40 atleti che fanno i campionati nazionali, più le scuole, i corsi scolastici per i futuri atleti. Allora lascio che ti presenti, tu sei Silvano. Io sono Silvano, mi occupo di curling dal 2004. L'ho conosciuto alle Olimpiadi. Ecco, ero proprio curiosa di questo, come arriva la passione del curling? Corso promozionale di Sporting Club Pinerolo del 2004 e me ne sono innamorato. Quindi pre-Olimpiadi, insomma, noi tutti quanti abbiamo iniziato a conoscerlo, o meglio, la maggior parte ha iniziato a conoscere questo sport post-Olimpiadi, quindi dal 2006 in avanti è diventato qualcosa di più conosciuto. Sì, a Pinerolo arriva nel 1999. Quando la federazione ha deciso di costruire lo stadio del ghiaccio qui accanto per fare le Olimpiadi. Da lì poi è cominciato, come dire, l'interesse anche dei pinerolesi giovani per il curling e dei pinerolesi anziani anche. Ma per dirlo in poche parole, si gioca a bocce sul ghiaccio? Si gioca a bocce sul ghiaccio, ma non bisogna chiamarle bocce perché ci offendiamo. Giustamente, era per semplificarlo, però... Il campo è abbastanza lunghetto e le bocce mi sembrano anche abbastanza pesanti. Sì, le stone. Le pietre. Le pietre pesano 20 kg, granito scozzese, sono anche molto costose. Queste sono l'eredità olimpica. Il campo è lungo 45 metri, largo circa 5 e si gioca come le bocce in squadre di 4 persone. Quindi divertente ma anche faticoso. Molto faticoso. Io ho portato degli amici anziani come me che mi prendevano garbatamente in giro perché facevo uno sport da pensionati, si sono accorti che è uno sport molto faticoso, quelli che vedete qua sul ghiaccio sono degli agonisti, loro si allenano 5 volte alla settimana ed è un impegno molto importante ed è uno sport vero. Però possono partecipare più o meno tutti a tutte le età a questo sport o è solamente per giovani piuttosto che, insomma, dacci due indicazioni. No, esattamente come le bocce. Ci sono diversi livelli, ci sono dei livelli conviviali, come le bocce, squadre che si trovano, giocano e poi bicchieri di birra alla fine della partita. Ci sono loro che sono degli agonisti, alcuni giocano già in Serie A, e quindi uno sport di alto livello, di alto impegno fisico. Noi abbiamo visto poi adesso alle Olimpiadi il doppio misto, la squadra italiana ha vinto la medaglia d'oro e quindi siamo molto orgogliosi di questo. E questo ha portato anche un bel entusiasmo per i ragazzi. Quindi ci si può avvicinare anche da piccolini, che so, le scuole, è uno sport che possono iniziare a conoscere? Sì, le scuole, Sporting Club fa corsi promozionali direi dalle medie. Prima è difficile perché gli stone sono pesanti e l'impegno fisico è abbastanza importante. Un'altra curiosità, ma qualcuno tira le stone e qualcuno spazza con queste scope? È una divisione di ruoli, tutti fanno tutto, come funziona? Tutti fanno tutto, quell'azione che tu hai visto, che gli spettatori hanno visto, che si dice di sweeping, è un'azione molto importante nell'ambito del gioco, molto impegnativa sul piano fisico, gli anzianotti la fanno un po' meno, con un po' meno efficacia, insomma, però sì, tutti possono giocare a curling. Ancora due curiosità, ma è vero che chi vince alla fine della partita paga da bere all'altra squadra? Nei campionati ufficiali nazionali no, nei tornei ovviamente sì, io appartengo a una squadra che quest'anno ha bevuto molto gratis. Beh, però è molto bella questa cosa, rende conviviale uno dei tanti belli aspetti di questo sport, la convivialità. La convivialità ed è uno sport tipicamente anglosassone, direi più scozzese, come il rugby. C'è un terzo tempo, si dice che è quello dove le due squadre condividono un momento di festa. Bellissimo, quindi fa proprio parte di questo sport, un aspetto conviviale, meraviglioso. Sì, 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 sì. Ma ultima domanda, più ragazzi o più ragazze? Direi che si equivalgono, forse leggermente più ragazzi, però
Come ha dimostrato Stefania Costantini, le ragazze in Italia sono molto forti. E qua vedo anche delle belle fanciulle grintose alle nostre spalle. Molto grintose e molto rumorose, sì, sì, sì. E meno male. Allora, grazie mille Silvano, io direi che le nostre chiacchierate continuano. Ero curiosa anche di conoscere qualcuno di loro. Allora, tutti d'accordo che se finisco per terra qualcuno di voi mi chiappa, giusto? Bene. Allora, io sono in mezzo a questa bella squadra di giovani, giovanissimi e super allenati. Adesso qualcuno di loro è andato a rimettersi la felpa, ma in realtà erano in maniche corte. Quanti gradi ci sono qua? 6 gradi circa. Quindi fa freschetto, eppure loro erano piuttosto accaldati perché vi stavate allenando. Volevo presentarveli, sono belli, bravi e in gamba e anche piuttosto fisicamente preparati. Siamo in compagnia di chi? Lucrezia Grande e ho 18 anni. Ciao Lucrezia! Francesco e ho 17 anni. Adesso faccio l'esperimento di arrivare fino là. Ok. Stefano Gilli, 18 anni. E invece alla mia sinistra, eccoci qua. Lorenzo Messina, 22 anni. Un 22enne e? Allegra Grande, 13 anni. Wow! Insomma, davvero di tutte le età, un po' di maschi, un po' di femmine, uno sport adatto a tutti, questo l'abbiamo già detto tante volte. Voi siete una squadretta particolare, o sbaglio? Dove dovreste andare? Per cosa vi state preparando? Ci stiamo preparando per i mondiali junior. Wow, quando, dove e come? 7-12 dicembre a Lohja in Finlandia. Quindi siete in fase di allenamento duro. Quante volte vi allenate? Tutti i giorni e più di una volta al giorno. Cioè, praticamente vivete qua, è la vostra seconda casa. Allora, loro vivono sul ghiaccio, ma due curiosità posso chiedere a te? Perché qualcuno di voi ha una scarpa in un modo, un'altra in un'altra, le vostre scivolano e state in piedi e io invece tutte le volte che mi sposto vado per terra? Ma semplicemente perché abbiamo delle scarpe tecniche con una soletta in teflon, come possiamo vedere, che ci permette di compiere il gesto tecnico della scivolata, e una scarpa in gomma para, che praticamente serve più che altro per spingerci quando siamo in piedi o quando partiamo dalle staffe. Ok, quindi con un piede si scivola e con l'altro si spinge. Ma è vero che è uno sport anche di fatica, non è solo di tecnica, è di fatica e strategia? Sì, è vero, c'è anche l'azione della spazzata in cui è la più faticosa e serve per far andare più veloce il sasso. Tu preferisci tirare o spazzare? Tirare. Qua tutti che tirano? Tutti tiriamo, tutti spazziamo. Tutti fate tutto. Esattamente, no. Io preferisco spazzare. Ah, davvero? Ah, vedi, c'è differenza. Perché? Ma preferisco spazzare, mi diverte di più che tirare. Il tiro è 10 metri e poi finisce, invece la spazzata è all'incirca 20 metri o più. Quindi l'obiettivo è mandare la eccoci, e mandarla non sui suoi piedi, è stata bocciata, e mandare questa stone all'interno dei cerchi blu e rossi, quindi nella home, nella casa? Sì. Ok. E l'arrivo di queste stone è calcolato, quindi ci va anche un minimo di strategia, di preparazione, di squadra? Sì, assolutamente. Non un minimo, ma tantissimo, perché la strategia man mano che si avanza con le categorie diventa molto complessa e... è molto complesso. Cioè devi andare a metterla, la boccia, in un punto affinché gli altri dell'altra squadra non vadano ad occuparlo, giusto? Esatto, sì, proprio così. Ho già capito tutto, insomma, adesso devo solo imparare a stare in piedi poi. Ma vi allenate anche per l'equilibrio? Ma più o meno, le prime lezioni che noi andiamo a fare sono per l'equilibrio principalmente, l'equilibrio a stare in piedi, la scivolata e la spazzata, però del resto poi ci abituiamo. Lo credo. Quanti anni sono che pratichi questo sport? Ma all'incirca 11 anni. Caspita, hai iniziato da giovanissimo. E com'è nata questa passione? La passione è nata da un giorno normale a scuola, alle medie. Sono tornato a casa e... Volavo nel corridoio. No, ho scoperto che il professore ci aveva assegnato degli sport da decidere a scuola e uno di questi era il curling. Io arrivo a casa e tutto contento faccio: mamma, cos'è il curling? Ovviamente neanche mia madre lo sapeva. Poi l'ho scoperto e ho continuato a giocare. Adesso sono curiosa di come è nata in voi la passione per questo sport. Amici, parenti, qui un insegnante che ha lanciato un seme. E da questo lato? Anch'io ho provato alle medie con la scuola e poi mi è piaciuto e sono venuta a fare la prova gratis
e mi sono iscritta. Ci sono tanti allievi, circa 1600 si affacceranno nelle scuole del circondario a questa realtà sportiva anche durante quest'anno. È un bel motivo d'orgoglio. E qui come l'abbiamo conosciuto questo sport? Sembrerò scontato, nello stesso modo, anche io ho provato con la scuola 6 anni fa e poi dall'anno successivo che ho provato ho iniziato. Dalla classe ai mondiali? No, invece a me l'ha provato mio fratello e poi sono andato anch'io perché era bello. Io ho iniziato in quarta elementare sempre con la scuola e adesso ci continuiamo ad andare avanti. E giustamente, ormai si è cominciato e si procede. Ragazzi, tanti 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 in bocca al lupo e tanti complimenti allora. Grazie mille del tempo che ci avete dedicato, io vi lascio al vostro allenamento. Grazie a voi. E rieccoci qua, io ormai sto prendendo confidenza con il ghiaccio e sono in mezzo a due allenatori. Onori, onori, ritorniamo in compagnia di Silvano, ma anche di Marco Mariani, piacere. Buongiorno, come stai? Bene, adesso meglio, mi sento già più serena, più tranquilla. Ti senti come a casa qua con la temperatura, mi hanno detto, da sì, voci, sì. Qualche amico simpatico che ha già dato suggerimenti, esatto. Sì. No, qua fa fino un po' più freschetto che a casa, ecco. Però sto prendendo confidenza con il pavimento, mettiamola così. Sono già d'accordo con i ragazzi che se mi vedono per terra qualcuno deve raccogliermi. Perfetto. Per forza. Ma Marco, io direi che lascio a te il microfono per presentare un pochino chi sei, che cosa combini e come mai oggi abbiamo la fortuna di averti qui tra noi. Allora io sono qua perché è nato un progetto che ha messo in piedi Laura Mozzarelli, che è la gestrice di questo impianto e dell'impianto di fronte, per cercare di sviluppare il curling e riportarlo ad alti livelli. Queste sono le mie qualifiche e io sono qua per questo. Io già in questo stadietto che vedete qua ci ho fatto degli allenamenti nel 2005 perché era il campo pratica per le Olimpiadi e poi dopo ho avuto la fortuna di rappresentare l'Italia nelle Olimpiadi del 2006 di Pinerolo per la squadra nazionale italiana e ho giocato nello stadio che è qua a 30 metri. Esatto, e qui volevo arrivare. Non hai solamente rappresentato l'Italia in quell'occasione, diciamo che hai anche combinato altre cose, stai facendo altre cose, arrivi di recente anche da un viaggio piuttosto impegnativo. Allora, io ho fatto il commissario tecnico di tutte le nazionali italiane, compreso il wheelchair curling giovanili dal 2016 al 2019. E vincendo diciamo le prime importanti medaglie, portando in nazionale giocatrici come Stefania, come Angela, come Amos. Joel no, perché era già con me a Torino, dunque era già giovane, ma poi è invecchiato rimanendo con la casacca azzurra. Dopodiché i successi e gli allenamenti, è venuta a chiamarmi la nazionale cinese che per le Olimpiadi del 2022 di Beijing mi ha chiesto di allenare la squadra femminile. In questo caso il manager era Pea Lindholm, che è una leggenda del curling mondiale. Mi ha detto: Marco, abbiamo bisogno di te. Io sono andato, ho risposto. E insomma devo dire che sono stato abbastanza soddisfatto dell'esperienza che ho avuto in Cina per 3 anni. La passione per questo sport come nasce in te? Allora, io nasco hockeista, ho vestito la maglia nazionale italiana con le nazionali giovanili fino a 22 anni, però io avevo un background che praticamente mio padre è stato uno dei primi, perché la squadra è composta da 4 più 5 più 1, 5 giocatori, a vestire la maglia della nazionale italiana di curling ai mondiali canadesi di Winnipeg, mi pare Winnipeg, nel 72, se potrei sbagliarmi. E dunque questa diciamo che ce l'avevo già nel sangue perché mio padre aveva già visto la maglia nazionale e io a un certo punto ho deciso di fare questa svolta dal hockey, che facevo da professionista, a passare al curling, e questa cosa di essere professionista di hockey mi ha aiutato molto per la mia futura carriera di curling, sicuramente. Diciamo che la confidenza col ghiaccio c'era già, partivi avvantaggiato. Sì, e adesso con orgoglio porti avanti questo bel progetto, sì, che mi hai ceduto. Sì. Che questo progetto che stiamo sviluppando qua a Pinerolo, che è l'Academy di Curling. Infatti tutti i ragazzi che vedete qua si allenano tutti i giorni dalle 2 ore alle 4 ore al giorno, facendo tanti sacrifici con la scuola e impegnandosi molto. Devo dire che è una risposta entusiasta che ho visto in pochi posti e devo dire che quello che facciamo qua non lo fa nessuno in Italia. Dato che di sfide ne hai già affrontate tante nella tua vita, rimani qua un momento che ne ho una per te. Sì, va bene. Quindi rimani con noi. Intanto passo ancora a Silvano. Okay, ciao. Siamo qua. Ri-ciao. Ri-ciao. Ma devo dire una cosa. Dimmi. Lui non te l'ha detta, ma lui ha una confidenza anche con il ghiaccio.
perché è quello che mette di solito nel whisky. Ah, ecco, ecco, ritorna questa parte conviviale. Bene, Silvano, ma allora, con te volevo affrontare un attimino i due cenni storici di questo sport. Sì, grazie. Forse è antico. Non è antico, no, perché mi hai detto che nasce da molto prima. Io ho iniziato a conoscerlo, come tanti, dopo il 2006, che sì, insomma, ha sfondato le porte di tanti italiani attraverso il televisore. Ma quando nasce e da cosa nasce il nome curling? Cosa significa? Beh, c'entri tu. Sarebbe c'entro, io non c'ero ancora nel 70, nel 80. Spendi i capelli. Ho degli spendi di capelli. Cosa state combinando? Riccioli, riccioli. Il curl è quel ricciolo che il sasso fa sul ghiaccio facendo le rotazioni, che poi lui ti spiegherà cosa servono, quindi c'entri anche tu. Qui c'è un modo anche di lanciare, immagino, questa stone in modo che faccia questi riccioli. Non usiamo i tuoi capelli, ma usiamo solo il sasso, si chiama stone in inglese, e gli facciamo fare i riccioli, esatto. Benissimo. E nasce molto lontano, le prime prove sono del 1515, cioè un sasso che si chiama, credo, Stirling Stone, in Scozia, a Stirling, è stato trovato, e è un sasso da curling certamente non tecnico come questi, certo, che ha la data 1515. Poi a me piace moltissimo, io spero di dirla giusta, c'è un quadro di Peter Bruegel che è, credo, a Vienna, okay, dove c'è una partita di curling raffigurata in questo quadro, ed è del 1635, quindi siamo, sì, vecchi. Parla davvero, noi lo conosciamo, sì, di recente, ma insomma è davvero uno sport antichissimo. Sì, poi in Italia arriva a Cortina, portato dagli albergatori per i turisti inglesi. Cristallo, famiglia Menardi. Ma la vera domanda è, l'Italia è forte, cioè siamo forti al curling? Direi che non siamo in tanti. Partendo dal 2016 abbiamo iniziato un progetto professionale, abbiamo portato tantissimi atleti nelle forze armate, dunque adesso sono professionisti, e non abbiamo tanti numeri ma abbiamo tanta eccellenza. Beh, abbiamo fatto dal 2016 adesso abbiamo portato a casa 3 medaglie europee, 2 maschile e una femminile, una medaglia mondiale con i maschi recente, e poi quella più bella che è la medaglia d'oro di Stefania Edamos a Beijing 2022. Dunque penso che per una nazione con i nostri numeri di partecipanti abbiamo delle cose molto importanti. Siamo stati tra le prime 7 nazioni a far parte della famiglia della World Curling Federation, che prima si chiamava Royal Caledonian Curling Club, che poi si è trasformata in World Curling Federation, e dunque siamo stati tra i primi, non i primi, ma diciamo i sesti o i settimi a far parte di questa grande famiglia. Dunque abbiamo una bella tradizione. Ovviamente non abbiamo i numeri che può avere il Canada, la Cina, però noi siamo italiani, siamo dei maghi, in qualche maniera tiriamo sempre fuori qualcosa. Quindi comunque un bell'orgoglio, possiamo, certo, vantare un bell'orgoglio sportivo, certo, anche in quest'ambito, anche sul ghiaccio. Ma per noi non è sport nazionale, non è così conosciuto, ma appunto vantiamo belle eccellenze. Dov'è che spopola questo sport? Spopola in Scozia, in Canada, molto in Svizzera, praticato come le bocce conviviale nei club. Scozia e poi dei paesi del nord Europa dove non ci sono tanti praticanti, ma sono molto ben preparati e hanno anche un aspetto estetico che ci ha sorpreso, avete portato anche voi qua, e stiamo aspettando di vedere il nostro allenatore nazionale allenare il vostro atleta. Esatto, hai già anticipato qualcosina, Silvano, mio caro allenatore. No, perché io purtroppo una volta allenavo i senior, adesso alleno i nazionali giovanili, no? Dove ci sono, prossimi anni saranno Yog, Eyof, mondiali junior, universiadi, olimpiadi. Hai veramente allenato chiunque. Adesso farò un esperimento, non adesso so. Te lo dico io che esperimento farai. Non lo so, fatemi sapere allora, qualcosa. Tu che hai allenato campioni, sì, tu che hai girato il mondo, sì, tu che sei stato ovunque, ma se tu dovessi spiegare a una persona che è proprio negata a livello sportivo come stare qua sopra e introdurlo in questo mondo, accetteresti la sfida? Accetterei, gli direi guarda che qui è freddo, non so se sei abituato, gli direi. Io la persona che fa per te, io ce l'ho. Aspetta, io ce l'ho. No, ma allora
Stai lì, adesso non ti aiuto. Io ti ho detto di dimagrire prima di venire sul campo. Dove è la camera? Prepararti fisicamente. Là la camera. Là. Non me l'hai messa neanche a dieta questo uomo qua, no? No, è carestia con lei. Ah, è carestia. Non è a dieta, mi mette in carestia. Buongiorno, ciao di nuovo. Per terra abbiamo visto che riesci ad andare. Vediamo se riesci anche a stare in piedi. Andiamo in postazione. Ti hanno già vestito. E facciamo la prima scivolata per vedere se la possiamo fare senza scopetta. La facciamo senza con due scopetta. Sassi prima. L'abbigliamento è molto bello, diciamo. Sì. Mi sono informato . Ho visto, ho saputo che ci sono delle divise piuttosto variopinte, ci ha detto Silvano. Sì, specialmente nei pantaloni. La nazionale norvegese durante le Olimpiadi non poteva farlo perché ci sono degli standard che devi mantenere, però durante mondiali, europei e tornei di livello internazionale usavano proprio dei pantaloni molto simili a questa. Allora ragazzi, sei perfetto. E nelle serate di gala avevano una giacca tipo questa. Perfetto. Esatto. Non facciamo pubblicità. Esatto. Adesso dovresti fare la scivolata uguale a loro. Ho visto già che ti sei attrezzato al piedino, cosa hai messo lì? Il piedino ha messo uno scivolo, quello che serve per scivolare. Perché secondo me già scivolava di suo. Io pensavo che fosse la parte ruvida quella, invece più della scarpa. Quando lui arriverà a fare il tiro tu dovrai aiutare a raggiungere lo scopo. Mamma mia. E prenderò altri due ragazzi per l'azione di sweeping. Perfetto. La diciamo in inglese perché in italiano è un po'... scoppettare, diciamo, scoppettare. Dai, per essere... è rimasto fine. Io vedo di seguire tutti i vostri passaggi. Mi ginocchio. L'allenatore si inginocchia. Io ho già paura. Temo il peggio per questo ragazzo. Era una brava persona. Devi alzare la gamba dietro, devi metterla davanti. Io rido adesso. Adesso rimane lì. Per me possiamo lasciarlo lì. Questa è stata la parte facile. Silvano, facciamo subito con la scopetta, direi. Ma sì, dai. Non mollare mai la scopetta e fai la stessa cosa. Vai, spingi. Spingo e vado. E vai, vai. Non mollare. Ma è un talento. Io lo convoco in nazionale. Secondo me mi sta sempre prendendo. Ti potrei convocare nella nazionale master di curling. Non è un problema. Eccoci qua. Più che un figurone farete sicuramente delle figure con lui. Non un figurone, più figuracce. Ma questo qua, cioè quando mi do lo slancio, il ginocchio deve rimanere per terra o lo devo tirare su? Ma puoi tu che sei un po' meno giovane. Puoi tenerlo anche sul ghiaccio, attento però ai reumatismi. Ho visto un talento che sta nascendo, che è già nato. Ho chiamato la mia presidentessa, nonché la persona che ha dato il via a tutto questo progetto di Academy, che è venuto a visionare la sua performance sportiva, Laura Muzzarelli. E allora la presentiamo, anzi lasciamo che si presenti, piacere Laura. Piacere Laura Muzzarelli. Benvenuti, grazie, al fresco. Come vedete adesso stiamo giocando, stiamo facendo delle prove con una boccia già partita, una stone già partita, non la recupereremo mai più. Ecco, lui corre, perché lui riesce a correre sul ghiaccio e io finisco per terra? Io corro coi pattini, io faccio un po' fatica senza. In realtà sì, sei più abituata con i pattini a rimanere su questo terreno. Secondo me è più difficile, se sai pattinare puoi trovarsi senza. Mi diceva che state portando avanti tantissimi progetti, soprattutto per i giovani, all'interno di questa bella società. Sì, tutte le discipline del ghiaccio, siamo l'unica in Italia ad avere curling, short track, figura, hockey. E stiamo provando a diffonderlo il più possibile. Hai accennato delle parole curling, short track, traccia track. Corta di velocità. E questa è l'altra figura? Ok, e figura, pattinaggio artistico. Meraviglia, quindi insomma tutto quello che riguarda il ghiaccio è parte vostra. Esatto. Beh, allora tanti complimenti, questi so che sono alcune delle vostre perle del curling. E siamo in compagnia di chi? Sì. Ok. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Ok, what is your name? My name is Brandon. And where are you from, Brandon? I come from Scotland, outside of Glasgow. Senti che parla proprio scozzese. E lui è scozzese, quindi poverino, giustamente gli parlo in italiano. Lui è l'ice maker, è quello che prepara questa perfetta superficie ghiacciata per giocare a curling.
E l'ice maker è la persona più importante nel curling, perché è quello che ci permette di fare le nostre performance, di fare i nostri risultati. Ma come mai questo ice maker dalla Scozia arriva qui, in quel di Pinerolo? Perché lui collabora con un altro ice maker italiano che è Ivan Moglia, e assieme hanno questo lavoro da fare, e lui è già il secondo anno che è qua, e questo è il suo lavoro, è proprio un professionista per questo sport, e per tenere alto in qualità del nostro ghiaccio abbiamo chiamato Laura, ha chiamato anche una persona di questa nazione. Quindi è casa sua qua praticamente, assieme ai ragazzi che si allenano quotidianamente, lui è sempre qua. Il ghiaccio è proprio roba nostra, e qui noi viviamo sul ghiaccio 24 ore al giorno, anche di notte, ma va bene, dai. Dato che siamo in tua compagnia ne approfittiamo della tua presenza. Domandone, ma se qualcuno volesse avvicinarsi a questo sport, piuttosto che trovare una soluzione amatoriale, il gruppo di amici, la famiglia che vuole affacciarsi a questa realtà, come può fare? Beh, cercando sui social Stadio Olimpico di Pinerolo o Ice Pool Pinerolo abbiamo diverse opzioni per tutte le età, nel curling dagli 8-10 anni, però fino a over 50 e non c'è un limite. Poi magari uno si avvicina per il curling e si appassiona a un altro sport che riguarda sempre il ghiaccio. Insomma, qua, dato che ne avete per ogni realtà, per ogni possibilità e per ogni età, abbiamo visto che pure lui riesce a stare in piedi sul ghiaccio, dunque ce la possono fare tutti quanti. Io leggevo pizza curling, cosa significa? Pizza curling è una formula inventata da noi con la quale si può fare 2 ore di curling, si imparano un pochettino le basi e poi si fa una partitella in compagnia dei nostri allenatori, dopodiché si va a mangiare la pizza, oppure il contrario, mangio la pizza e dopo vengo. Noi consigliamo la prima opzione, perché certo, mangiare, bere una birra e poi giocare può diventare impegnativo. E poi la parte conviviale arriva dopo lo sforzo fisico, insomma bisogna trovarsi convivialmente dopo. Senza dimenticarci che noi organizziamo anche tanti team building, perché questo sport qua. Ma dai! Sì, il curling si adatta proprio al building di società o industrie. Noi abbiamo già organizzato 2 team building con delle, diciamo, società edite di Pinerolo, cui vengono qua con il loro personale, con la gente che lavora da loro, negli uffici, e fanno proprio un lavoro di building che è una parte molto importante del curling, che si presta molto all'attività lavorativa. Certo, un lavoro di squadra, tecnica, strategia e anche un po' di sforzo fisico tutti assieme. Parliamo della dinamica e del teamwork. Team dinamica e teamwork è una parte importante in tutto quello che è la parte lavorativa e parte sportiva. Benissimo, in squadra sul campo e in squadra al lavoro. Proprio qui volevamo arrivare, e allora mi sa che vi verremo a trovare in modo amatoriale. Veniamo a fare un giro di pizza in compagnia e ci insegnate qualcosina. Senta un po', Riccia. Dimmi. Il nostro allenatore ha qui un... No, Riccia, la chiamerà Curl. Curl, facciamo curl. Dimmi, Gallo. Vedo che c'è uno scoppettino, è per lei questa? Per lei, sì, per lei. E cosa dovrei Proviamo fare? Proviamo a fare un'azione. Allora, facciamo un'azione di gioco. Facciamo simuliamo un'azione di gioco. Simuliamo un volo di gioco, ma simuliamo un'azione. Ti vorrei un po' più bassa con la manina qua, no, il ditino, impugnata così. Fai vedere un po' di azione di forza. Di più, di più. Eccola qua, eccola. Avete visto? Sembrava facile, eh? Fammi vedere ancora. Vai, 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 respira, respira. Più forte, spingi che non ne fai abbastanza. Ok, dai, sei preparata. Io voglio che tu rilasci il sasso prima di quella linea là. Prima della linea blu? Sì, okay. E provi a arrivare nella casa. Noi la chiamiamo casa, questi Nelco, colori, okay. Si chiama casa. 1, 2, 3, via! Vai! Ha fatto crocchi pantaloni. Vai, il ginocchio è andato, vai! Vai, forte, forte, davanti, vai, corri, 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 davanti al sasso, forza, dai, 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 dai. È stato un piacere stare in vostra compagnia ed è stato un vero piacere scoprire questo bellissimo mondo di cui fate parte da tanto tanto tempo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi e complimenti al Gallo per l'azione che ha fatto. Ti aspetti la mia convocazione nazionale. Ah, sono a posto. Tu un po' meno, ti aspettiamo per fare un po' di esercizio. Esatto, verrò a prendere le lezioni, va bene. Ora che sei superata dal Gallo. Col mocio, adesso a casa col mocio fai pratica. Tac. Ora che così ti pratichi. E la pentola a pressione. Ecco.
Va bene ragazzi, un arrivederci, a presto, grazie ancora, in bocca al lupo, eh. In bocca al lupo. In bocca c'è al lupo. Uno scongiuro, qualcosa di classico? Ma io di... sono molto superstizioso, dunque non dico niente. Non dici niente, buono. Perfetto. Normalmente si dice buon ghiaccio. Buon ghiaccio, buon bello, ghiaccio. Allora buon ghiaccio.